Eccoci qui, collegati. Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati a questo webinar realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, il primo webinar di un nuovo ciclo che ci vedrà in compagnia dell'emittente Intesa San Paolo appunto per il corso del 2023. Pertanto è con estremo piacere che do il mio benvenuto a Claudia Capodorto che vediamo in collegamento. Ciao Claudia. Ciao Pierpaolo, ciao a tutti. Ed è chiaramente una novità sia il webinar Intesa per questo 2023, ma anche la presenza di Claudia che chiaramente ci accompagnerà, immagino, per i prossimi appuntamenti per parlare di certificati, certificati di investimento, dove naturalmente Intesa San Paolo è da sempre tra le principali emittenti e sicuramente quella anche con market share sempre molto alte sul mercato e anche oggi proprio lo vedremo. Una novità che riguarda invece un segmento di mercato finora non coperto, ma non voglio svelare e anticipare nulla, ci arriveremo fra poco. Prima però voglio presentare anche Giovanni Picone in collegamento dai suoi studi. Ciao Giovanni. Ciao Pierpaolo, ciao Claudia e ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Giovanni naturalmente lo conoscete, è ufficio studi di certificati e derivati e ci accompagnerà soprattutto per la parte legata all'analisi di mercato e ci aiuterà a fare un quadro sugli indici e un po' di operatività. Perché operatività? Perché oggi, ecco, forse lo possiamo già anticipare, Claudia, parleremo di una novità per Intesa San Paolo. Vuoi anticiparla tu? Sì, certo. Ciao a tutti. In primis volevo presentarmi meglio, dato che appunto è la prima volta che partecipo come ospite al webinar con certificati derivati, gentilmente ospitata da Pierpaolo Scandurla e da Giovanni Picone. Quindi ringrazio prima di tutto Pierpaolo e Giovanni e ringrazio tutti voi che appunto vi siete collegati. Io sono, lavoro in Intesa San Paolo, sono una sales, Investment and Listed Product Sales, della divisione IMI Corporate Investment Banking, appunto di Intesa San Paolo. Quello che faccio nello specifico è gestire il processo di emissione dei prodotti di investimento di Intesa, quindi dall'ideazione dello strumento fino alla quotazione in borsa e anche il marketing, quindi la pubblicità appunto a monte di tutto il processo. E i prodotti appunto di cui mi occupo sono i prodotti di investimento, quali i certificati di investimento e le obbligazioni, e i prodotti di trading come i cover warrant e, come appunto stava già anticipando Pierpaolo Scandurla, da pochissimo anche l'IVA fissa. Infatti proprio veramente da siamo entrati in questo mercato. Ieri abbiamo quotato quattro strumenti, leva positive e negative, 5, più 5, più 7, meno 5, meno 7, sui principali indici europei. Poi dopo li vedremo meglio nel dettaglio. Esattamente. Benissimo, e quindi questa è la novità. Pertanto andremo a parlare in particolare in questo appuntamento di certificati a leva e quindi di strumenti per il trading. Prima però di andare a vedere questo, un breve commento alla giornata, ma soprattutto qualche nota di servizio per tutti coloro che sono già collegati e per quanti invece magari in un venerdì pomeriggio non riescono ad essere con noi, ma hanno assolutamente interesse di seguirci. Quindi un saluto anche a chi sta guardando in registrata perché il webinar lo stiamo registrando e pertanto già da lunedì potrà essere rivisto sul nostro canale Telegram di certificati e derivati. Invece, notizia altrettanto importante, potete interagire con noi, quindi utilizzate la chat che è sulla destra del vostro monitor, c'è un riquadro domande o chat a seconda della lingua in cui è impostata la piattaforma che avete scaricato e potete scrivere. Io andrò a leggere le vostre domande, cercherò di rispondere a tutti e di girare le domande ai nostri ospiti. In particolare, se avete domande sul funzionamento dei prodotti, avete domande su delle curiosità o anche semplicemente quando arriverà poi il momento di vedere un po' l'andamento dei mercati, se volete porre qualche domanda a Giovanni Picone. Quindi questo è un po' quello che andremo a fare. E prima un brevissimo commento di giornata perché, come è possibile vedere, anzi partiamo prima da qui, la giornata si sta chiudendo in maniera, almeno in Europa, in maniera tutt'altro che positiva. Questo perché negli Stati Uniti è uscito il dato macroeconomico sull'inflazione, non è proprio l'inflazione, è comunque
l'inflazione delle spese personali e quindi un dato che non è piaciuto, è uscito più alto del previsto. Questo ha mandato un po' in confusione il mercato perché ancora una volta si ha la sensazione che la Federal Reserve non abbia pienamente il controllo della situazione. I Fed Funds, cioè le attese per le prossime mosse sui tassi della Banca Centrale Americana, si sono mossi immediatamente al rialzo, ma soprattutto quel pivot, cioè quel punto di inversione che si intravedeva nel corso del 2023, sull'andamento dei tassi parliamo, in realtà si è già cancellato, almeno per oggi. Insomma, non va bene, quindi i mercati non l'hanno presa bene. Tanto è vero che siamo con il Nasdaq che è ribasso di circa 2 punti percentuali, un po' meglio fanno gli industriali. Lo sappiamo, quando poi si parla di aumento dei tassi, si agisce principalmente sui titoli tecnologici o comunque i cosiddetti grow che sostengono maggiori costi quando c'è un aumento dei tassi. In Europa, come detto, la situazione è comunque ugualmente negativa, anche se con segni decisamente meno pronunciati. Lo Eurostoxx 50 meno 1,85, il DAX anche, ancora una volta l'indice FTSE MIB mostra una forza relativa notevole, riuscendo comunque a limitare le sue perdite e rimanendo aggrappata all'area dei 27.000 punti per quello che riguarda il contratto derivato scadenza marzo. E vado a terminare l'andamento da inizio anno, dopo questa settimana che è stata la prima di correzione o comunque moderata correzione per Piazza Affari. Alla fine si è trattato di un 3% settimanale rispetto ai 18 punti che erano stati realizzati nelle settimane precedenti da inizio anno, e infatti il saldo, come vediamo, è ancora assolutamente positivo per Piazza Affari più 13,83, l'Ibex di Madrid più 12, poi abbiamo comunque un CAC 40 11,50 e così via. Negli Stati Uniti invece torna indietro il Nasdaq, che quindi scende al di sotto il 10% di rialzi, siamo al più 8,69, ed è invece negativo il Dow Jones. Ultima notizia la dedicherei in particolare all'indice bancario, in particolare allo Eurostoxx Banks, capirete dopo naturalmente il perché, ne andiamo a parlare. Anche qui comunque un indice che è sui massimi di periodo, praticamente siamo a 113 punti contro un massimo raggiunto a 117, quindi ecco questo 3% che in realtà assomiglia sul grafico più a un consolidamento che a una correzione, almeno per ora le banche stanno tenendo egregiamente. Bene, questo è un po' l'andamento del mercato per quanto riguarda la giornata odierna e per la chiusura della settimana. A questo punto io direi che possiamo invece partire con l'analisi dei prodotti di cui parleremo oggi e in particolare appunto dei certificati a leva fissa che Intesa San Paolo ha deciso di abbracciare e quindi di includere all'interno della propria offerta. Io, Claudia, direi che possiamo passare anche alla condivisione del tuo monitor. Dovresti ricevere ora un invito che ti chiedo di accettare. Perfetto, ecco qui. E quindi a questo punto si vede benissimo e ti chiedo molto semplicemente di illustrarci questa novità dei certificati a leva fissa. Chiaramente faccio una premessa, Claudia. La nostra community li conosce, nel senso che naturalmente sono prodotti che sono sul mercato da molto tempo, quindi la community li conosce, però c'è sempre chi si avvicina a questo mondo e quindi giustamente si deve dare una giusta informazione, corretta informazione della formazione sin dalla base. Pertanto ti chiedo di raccontarceli, prenditi tutto il tuo tempo, se arriveranno domande te le girerò dopo. Grazie mille Pierpaolo per l'introduzione. Ciao a tutti. Prima di dare un insight proprio delle caratteristiche specifiche della nuova emissione, come diceva appunto Pierpaolo, volevo darvi una spiegazione di quale fosse il funzionamento dei prodotti. So che molti di voi appunto li conoscono abbastanza bene, però mi rivolgo soprattutto a magari quegli investitori che ne hanno sentito parlare, però magari non ne conoscono benissimo il funzionamento. Seguendo anche la mission di Intesa San Paolo, che è appunto quella di dare sempre un'educazione finanziaria importante al fine di consentire agli investitori di avere sempre tutti gli strumenti prima di acquistare un prodotto, appunto con consapevolezza e sapendo bene appunto a cosa va incontro. Quindi,
I Leva Fissa Certificates sono appunto dei certificati a leva che hanno un obiettivo, quello di consentire a un investitore di avere un'esposizione sul nozionale tramite il pagamento di un premio, di un prezzo, che sostanzialmente è un sottomultiplo del nozionale. Quindi tramite il pagamento di un importo relativamente limitato possono avere un'esposizione su un importo appunto più ampio. Infatti i Leva Fissa vengono soprattutto utilizzati per la gestione del portafoglio, per mitigarne appunto l'esposizione e i rischi dei possibili movimenti di bassisti di mercato, quindi tramite appunto l'acquisto di leva fissa certificates long, che appunto vanno ad avere un andamento contratto, un andamento appunto, scusate, attraverso leva fissa certificates Claudia, short. approfitto di questa tua piccola pausa, te lo chiedo solo per sapere, per caso hai delle cuffie a portata di mano con un microfono da poter Purtroppo no, inserire? si sente molto male. Si sente un effetto eco che l'avevo notato anch'io, ma ce lo stanno facendo notare anche i nostri utenti, che c'è un effetto eco, quindi se avessi avuto delle cuffie sarebbe stato meglio, però se non ce le hai, naturalmente non ti preoccupare, nel senso che giustamente dobbiamo sentirti. Guarda, ecco, magari vedi un attimo se riesci al volo a rimediarle. Mi date 3 minuti, le recupero sicuramente. Guarda, allora facciamo così: tu prenditi un paio di minuti per trovare le cuffie, perché altrimenti diventa difficile seguirti. Nel Assolutamente, frattempo, arrivo a subito. questo punto, chiedo a Giovanni, invece, approfittiamo di questo momento. Ho fatto vedere un po' le performance da inizio anno e quello che è stato l'andamento di oggi. Giovanni, prima una battuta immediata: come vedi il mercato in questa fase, anche dopo la giornata di oggi, e poi ci concentriamo direttamente sugli indici. Sei muto, eh? Eccoci, sì, no, l'avevo tolto Perfetto. per precauzione. Allora, beh, oggi poi lo vedremo anche dopo su alcuni grafici, hai anticipato anche il discorso legato all'Eurostoxx Banks. Diciamo, ci troviamo con i principali indici del mercato azionario un po' tutti proiettati sugli stessi livelli, quindi siamo arrivati su delle aree di supporto di breve termine. Abbastanza importanti e che quindi possono creare uno spartiacque un po', no? Tra quello che può essere un pullback del tutto fisiologico e quello che può magari aprire a una correzione un po' più di intensità maggiore. Detto questo, è ovvio che questi livelli possono essere sfruttati sia come strategie al rialzo, sempre in ottica di breve termine, perché, ecco, sottolineiamolo ancora una volta, stiamo qui insieme con l'emittente Intesa San Paolo per presentare, ecco, e per parlare di strumenti certificati a leva che sicuramente nell'ambito di leva fissa abbraccia un'operatività prevalentemente, insomma, di breve se non di brevissimo termine. Quindi questa conformazione grafica dei principali indici, vedremo, ecco, anticipiamolo per Paolo, vedremo in modo particolare l'Eurostoxx 50, l'Eurostoxx Banks e il DAX di Francoforte. Questi sono i tre indici che, insomma, guarderemo da vicino in termini di possibile operatività e che Intesa San Paolo ha deciso per questa prima emissione di certificati a leva fissa di abbracciare con strumenti a leva fissa con leve per 7. Detto questo, insomma, anche un passaggio relativo anche alla volatilità di mercato. Infatti, in una slide qui su Bloomberg, oltre che a parlare di livelli e magari anche di possibili strategie, vi ho messo anche un. Guarda, sto passando il controllo del monitor, così Ecco, nel allora frattempo che attendiamo Claudia aspetta, sì, riusciamo anche a schermo vedere. principale, andiamo così. Ecco, mi confermi che vediamo Bloomberg, giusto? Sì. Ecco, scusami che mi metto così, perfetto. Ecco, volatilità di mercato la vediamo qui sotto, ma solo per farvela vedere ancora meglio, dato che stiamo comunque parlando di indici europei, insomma, sappiamo tutti che se per il VIX, come dire, è un indice legato alla volatilità di mercato per l'equity statunitense, il VSTOXX è l'analogo europeo, quindi la
insomma, ci dà una view relativamente alla volatilità del mercato europeo. Insomma, abbiamo abbandonato questo in realtà già da diverse settimane l'area comunemente identificata con un risk on del, insomma, area inferiore al 20% di volatilità implicita, stiamo al 21,67 e certamente non siamo entrati in un'area di rischiosità alta, però sicuramente, ecco, anche chi ci segue apprezzerà da solo un livello che comunque è abbastanza più alto della media perlomeno dell'ultimo trimestre, quindi siamo arrivati su livelli di volatilità intorno a quelli toccati a dicembre del 2022. Sicuramente, ecco, da qui potremmo secondo me osservare anche escursioni intraday molto importanti, e su questo, ecco, da una possibilità in più per i trader e per, come dire, gli investitori che si affacciano anche a questa tipologia di prodotto, sicuramente più esposta al settore del trading, insomma, con una volatilità del genere potrebbe essere sicuramente più interessante, se non divertente, ecco, diciamolo così. Ecco, io direi, Giovanni, per concludere, poi per tornare a Claudia, che vedo che nel frattempo è riuscita a recuperare il supporto delle cuffie, quindi adesso immagino che riusciremo a sentirti decisamente meglio, direi per concludere che siamo in un momento in cui la volatilità è un po' più alta e consente quindi comunque un trading un po' più profittevole, perché i movimenti quantomeno ci sono anche a livello giornaliero, ma non è così alta, no, da mettere comunque in condizioni poi chi va a fare trading di trovarsi magari alle prese con dei livelli di stop o comunque di knockout. Non voglio dire adesso, dipende, poi ognuno imposta i propri, però comunque sugli strumenti ce ne sono alcuni che sono invece proprio impliciti, ma arriviamo fra poco e torno da te. Allora, cara Claudia, innanzitutto chiedo spero che mi sentite. Ecco, vedi, è adesso decisamente meglio. Decisamente meglio. Guarda, scusaci, magari non te l'abbiamo detto prima, ma non sapevo che si sentisse così, e quindi un po' di impasse tecnico, però è per sentirti decisamente meglio, quindi torniamo da te. No, figurati, tu, ho visto che Giovanni, insomma, è riuscito benissimo a riempire questi minuti, quindi assolutamente nessun problema. Allora, appunto, stavo parlando degli obiettivi, appunto, di questa dei certificati leva fissa di Intesa San Paolo, che sono utili per la gestione di un portafoglio, appunto, per mitigare i rischi dai movimenti ribassisti di mercato tramite, appunto, l'acquisto di leva fissa certificate short, oppure per strategie, appunto, di brevissimo termine, intraday, poi dopo vedremo appunto il perché, per sfruttare appunto delle view al rialzo tramite il leva fissa certificate long, oppure per sfruttare delle potenziali view qualora si dovesse pensare che appunto il mercato dovesse avere dei ribassi, quindi per mezzo delle leva fissa certificates short. Quindi, in genere, come funzionano le leva fissa certificate di Intesa San Paolo? Non sono altro che come dei benchmark e dei delta 1 che vanno a replicare linearmente al lordo dei costi un indice a leva. L'indice a leva è amministrato e calcolato da un index provider esterno, appunto, di Intesa San Paolo, ed è l'indice a leva stesso che va ad avere la strategia di amplificazione delle performance. Quindi cosa fa l'indice a leva? Non fa altro che moltiplicare appunto per una leva, che può essere appunto positiva o negativa in base appunto alla posizione che si voglia ottenere su un sottostante, va a moltiplicare tramite la leva la performance di una determinata attività di riferimento, che appunto potrebbe essere un indice azionario, un future su commodity, un'azione. Nel nostro esempio qui parlerò soprattutto di future su indice Euro Stoxx 50, quindi qualora un investitore volesse prendere posizione a leva sul future sull'indice Euro Stoxx 50, può farlo appunto attraverso un leva fissa certificates con una leva 5 o 7, positiva o negativa. Qui vediamo appunto un grafico che va a vedere, a mostrare appunto visibilmente, spero, d'impatto come si muove le leva fissa certificates rispetto all'attività su cui appunto è collegato. Infatti vediamo appunto l'attività di riferimento, che in questo caso ha una performance positiva, e quindi sull'attività di riferimento si può prendere una posizione long o short. In questo caso
vediamo appunto una posizione long, quindi tramite una leva fissa certificates su indice a leva long, e in questo caso vediamo come cambia la performance dell'indice a leva rispetto all'attività di riferimento. Infatti non è altro che una performance amplificata grazie all'effetto leva. È lo stesso appunto se si dovesse volere avere un'esposizione corta tramite l'indice a leva short. Anche in questo caso la performance è amplificata, però è inversa rispetto appunto all'attività di riferimento. Una delle principali caratteristiche appunto delle leva fissa certificates è come appunto viene calcolato, nel nostro caso, il valore dell'indice a leva. Infatti abbiamo appunto detto prima che tutti i giorni l'indice a leva non fa altro che moltiplicare per la leva la performance di un determinato mercato, quindi nel nostro caso di un futures su indice Eurostoxx 50. Qui ho fatto un esempio veramente molto astratto, in cui si mostra insomma l'andamento delle leva fissa certificates in base a come va appunto il futures su Eurostoxx 50. Nel nostro caso qui vediamo in maniera molto astratta che l'attività di riferimento parte con 100 punti, ha un valore di 100 punti, invece il nostro certificato a leva fissa ha un valore di 100 euro. In questo caso siamo di fronte a un mercato rialzista, quindi vediamo appunto che il futures sull'Eurostoxx 50 aumenta dello 0,5%. Cosa succede quindi al nostro leva fissa certificates? Aumenta dallo 0,5% per 7, appunto perché tramite appunto l'effetto di amplificazione delle performance all'interno della leva e quindi il nostro certificato arriva a 103,50. Nelle giornate successive succede la stessa cosa, quindi in questo caso siamo sempre in un momento di mercato. Diciamo nel nostro esempio rialzista, quindi il futures sull'Eurostoxx 50 aumenta del 2%, nel nostro caso appunto il nostro certificato a leva fissa va a aumentare rispetto appunto al giorno 1 del 14%. E così anche tutti gli altri giorni. Lo stesso vale per un indice a leva short, quindi la strategia di moltiplicazione di performance è la stessa, semplicemente invece di moltiplicarlo per una leva positiva, appunto la performance dell'attività di riferimento viene moltiplicata per una leva negativa. Diciamo, questo meccanismo di ricalcolo giornaliero della performance dell'attività di riferimento per la leva crea una sorta di effetto matematico, il cosiddetto compounding effect o effetto di interesse composto. Cosa significa? Che poi è il motivo appunto per il quale i leva fissa certificates vengono considerati strumenti appunto di trading intraday. Se lo strumento viene detenuto in portafoglio per una giornata superiore, per un tempo superiore alla singola giornata di negoziazione, quindi se viene detenuto in portafoglio per 2, 3, 4 giorni, succede che la performance totale, quindi dell'intero periodo del certificato a leva fissa, non corrisponde necessariamente alla performance del mercato appunto a cui vuole essere esposto per la leva. Non c'è questa corrispondenza che invece c'è giornalmente. Quindi la leva vale appunto nei periodi di tempo inferiori al giorno, sicuramente non se il certificato viene detenuto overnight. Qui diciamo, riprendiamo l'esempio di prima, vediamo appunto un certificato acquistato al giorno 0. Se dovesse essere detenuto in portafoglio per più giorni, vediamo appunto che viene, diciamo, ovviamente la performance dell'attività di riferimento appunto viene moltiplicata per la leva e quindi il prezzo delle leva fissa certificates si adegua di conseguenza. Però se noi dovessimo appunto detenerlo per 5 giorni appunto il prodotto, vediamo che la performance dell'attività dell'Eurostoxx 50 in questo caso è 6,13%, invece la performance del certificato è 48,96% e non è in questo caso appunto corrispondente alla performance dell'Eurostoxx 50, quindi 6,13%, appunto perché il compounding effect diciamo, è un risultato, è un effetto che appunto fa non. Cioè, possiamo dire, Claudia, che in questo caso, dato che la serie storica di 5 giorni è stata sempre nella stessa direzione, quindi sempre Esatto. positiva,
il compounding effect, che poi possiamo tradurre in interesse composto, quindi è come se tutti i giorni noi andassimo a moltiplicare, ad aggiungere il per 7, per 7, per 7 su un montante che sale sempre di più, una base che sale sempre di più, e quindi in questo caso compounding effect è positivo. Quindi in una serie storica del genere, paradossalmente, il leva fissa funzionerebbe anche meglio di uno strumento invece a leva variabile. Tra l'altro, Giovanni, sai, volevo tirarti un attimo in ballo perché ci stavo riflettendo qualche giorno fa. Noi tipicamente quando parliamo di trading lo facciamo comunque con strumenti, spesso finora, magari abbiamo parlato anche di leva variabile e ci hanno fatto una domanda se possiamo spendere due parole sulle differenze. Non so se Claudia hai preparato qualcosa, se no lo diciamo velocemente. Vai, vai, Quindi, tranquillo, vai pure. ecco, no, Giovanni, stavo pensando, il trend dell'indice FTSE MIB da inizio anno, che è stato praticamente costantemente rialzista, paradossalmente è il trend ideale per un prodotto a leva fissa, se uno ci pensa, cioè uno non lo immagina che ci si possa essere una serie storica praticamente senza nessun tipo di volatilità e di interruzione, però in realtà è andata così tra gennaio e la prima settimana di febbraio. Sì, infatti, insomma, era un elemento assolutamente da sottolineare, no? Trend fortemente direzionali, ma lo abbiamo anche, lo hai fatto vedere tu stesso anche prima, l'Eurostoxx Banks è un po', insomma, sulla falsariga del trend fortemente direzionale del FTSE MIB. Ecco, in questi casi abbiamo addirittura un doppio effetto, no? Ed è sicuramente importante da sottolineare, quindi sia la direzionalità e l'effetto positivo dato dalla leva, ma anche un compounding effect che in questo caso gioca a favore. Insomma, abbiamo sempre come dire, sottolineato in modo importante questo tipo di peculiarità che accompagna questa categoria di prodotto, ma in questo caso, insomma, è giusto anche sottolineare che avrebbe dato sicuramente una spinta in più in termini di performance. Questo naturalmente mantenendolo in portafoglio per più giorni e quindi addirittura per quanto riguarda questo 2023 per tutto il mese di gennaio e anche qualcosa in più. Però Claudia lo ha detto in maniera molto chiara ed è anche giusto, no, ribadire questo concetto. Proprio perché esiste questo meccanismo matematico, che quindi non è una volontà dell'emittente, ma un meccanismo matematico, sarebbe bene utilizzare questi certificati nell'ottica intraday, così che non ci creiamo il problema dell'interesse composto, che però qualche volta può essere anche un problema positivo, no? Perché effettivamente, come nelle slide che ci fai vedere, potrebbe funzionare anche aumentando la performance. Prego, Claudia. Sì, infatti ho fatto ho preso uno di tanti esempi che appunto potremmo mostrare. In questo caso siamo di fronte a un mercato crescente, quindi come avete giustamente detto voi, in questo caso il compounding effect è un amico dell'investitore. In realtà ci sono appunto molte altre situazioni in cui l'andamento del sottostante non è così lineare, quindi potrebbe avere appunto un andamento laterale e a quel punto il compounding effect andrebbe in un certo senso a sfavorire l'investitore, appunto perché in quel caso potrebbe essere che la performance del certificato sia inferiore appunto rispetto alla performance del mercato su cui ci si vuole esporre per la leva. In realtà, appunto, diciamo, per mancanza di tempo di questo webinar non ho fatto altri esempi se non appunto quello della leva positiva e negativa sul mercato rialzista. Però, come ha detto giustamente Pierpaolo, appunto, ci sono situazioni di mercato in cui il compounding effect gioca appunto gioca, diciamo, nella partita nella stessa parte dell'investitore, in altri casi no. Quindi qui sono appunto l'esempio grafico che vi ho mostrato prima, qui è anche diciamo, in andamento di un mercato ribassista. Un'altra delle caratteristiche molto importanti dei certificati a leva è quella di prevedere un meccanismo che sostanzialmente eviti
che il valore dell'indice a leva diventi negativo. Perché può diventare negativo? Perché dovrebbe diventare negativo? Perché ovviamente avendo una leva incorporata, in caso ci dovessero essere delle variazioni molto forti di un determinato mercato su cui appunto ci si vuole esporre, delle variazioni forti e opposte rispetto appunto alla strategia dell'eva fissa certificates, in quel caso appunto la leva non fa altro che amplificare di tanto appunto di 5, di 7 volte tali movimenti. Però appunto per evitare che il valore dell'indice a leva diventi negativo, c'è una sorta di, come dire, di future appunto tipica dei certificati a leva fissa, che è il cosiddetto reset event, ossia gli aggiustamenti straordinari per i movimenti di mercato. Quindi vediamolo qui con un esempio. Questo arriva appunto qua, avviene appunto all'interno di una giornata, nell'arco di una singola giornata lavorativa. Infatti, in questo esempio, appunto, abbiamo una strategia a leva fissa long, quindi rialzista, e diciamo nella strike date viene appunto fissato un valore in percentuale della performance dell'attività di riferimento, quindi del mercato, della determinata attività su cui appunto si vuole prendere esposizioni, e viene fissata una percentuale che viene considerata una sorta di soglia. Se tale soglia viene superata, toccato o superato, appunto si va ad attivare questo meccanismo. In questo caso, appunto, nella strategia long la soglia è più bassa, quindi una soglia negativa, normalmente può essere appunto del meno 14%, meno 11% della performance dell'attività di riferimento, appunto perché si vuole evitare che appunto l'andamento avverso della stessa possa azzerare i valori dell'indice. Quindi nel nostro caso abbiamo appunto l'andamento all'interno di una giornata del nostro indice, lo Stoxx 50, e se tocca, come vediamo in questo caso, la trigger value, si manifesta appunto la trigger event. Cosa succede? Succede che in quel momento il prezzo del certificato, la quotazione viene un attimo sospesa per consentire all'index provider di fissare un nuovo valore dell'indice a leva tramite appunto, in realtà l'index provider fissa proprio un nuovo valore per la base di calcolo dell'indice a leva e quindi un nuovo valore dell'attività di riferimento. E quindi si inizia come se fosse un successivo giorno di negoziazione, un giorno appunto, un nuovo giorno. E quindi non si fa più l'attività, diciamo, la performance rispetto alla sera prima, però la performance rispetto al valore fissato in quell'arco di momento dall'index provider. Ecco Claudia, Quindi, diciamo così che, perdonami, che fondamentalmente tutto questo serve per un motivo, lo hai detto, però lo voglio ribadire, che benché si stia parlando di prodotti a leva, che tipicamente quindi amplificano le performance, e quando si parla di leva c'è sempre il rischio in agguato di andare a perdere tutto il capitale o di andare a perdere addirittura più del capitale investito, se ad esempio questa operazione la si facesse su un contratto future, se il future in una giornata ti fa, e lo abbiamo purtroppo vissuto sulla nostra pelle, negli ultimi 2 o 3 anni, più di un'occasione, se il future in una giornata fa più o meno 13, 14, 15%, e adesso stiamo parlando di indici, ma se poi quando sarà magari con le azioni sarà anche più facile che si verifichino queste performance. Ricordiamo che se un titolo o un indice fa 15 punti percentuali e noi siamo a leva 7, automaticamente 7 per 15 fa 105, quindi vuol dire che uno dovrebbe perdere il capitale e integrare quel 5% ulteriore. Per evitare che questo accada, dato che con i certificati non si sta operando come se fosse il derivato puro, ma è chiaramente in questo caso uno strumento differente che non ci deve far perdere più del capitale investito, perché non stiamo impegnando dei margini. Quello che investiamo è l'effettivo controvalore, anche se poi c'è la leva, naturalmente, però non possiamo perdere più di quello. E quindi è evidente che a un certo punto, anche durante la giornata, deve essere fissato un livello nuovo di strike per evitare che appunto si vada in negativo. Chiaramente, Claudia, diciamo anche che a meno che si ripresentino giornate come quelle terribili che abbiamo vissuto nel Covid, l'epoca Covid, o a meno che si utilizzi come sottostante il petrolio o magari la singola azione, diciamo che uno Eurostoxx 50, un Banks, difficilmente in una giornata fanno un'escursione negativa o positiva del
15%, no? Quindi 14 o 15 che sia. Quindi ecco, esiste il meccanismo, è bene saperlo, però non è che scatta tutti i giorni, ecco, diciamo, chiariamo. Certo, assolutamente d'accordo Pierpaolo, diciamo, è un meccanismo appunto che sicuramente ci fa stare tranquilli, ci fa dormire sonni un po' più tranquilli, però è proprio, va proprio ad essere triggerato nei movimenti estremi di mercato che appunto, come giustamente dici tu. Ecco, permettimi Claudia, sempre se ti interrompo, ma poi mi vengono in mente le cose, soprattutto chiariamo anche un aspetto. Se si verifica quel trigger event che hai disegnato lì, vuol dire che praticamente il prodotto non può andare in negativo e questa è la salvaguardia. Però attenzione, vuol dire che comunque tecnicamente in quel momento è come se voi aveste perso il 98% dell'investimento. Da quel momento in avanti, quando poi quel momento della giornata si riparte da 2. Cioè, se era 100 e avete 2, vuol dire che se da quel momento c'è un rimbalzo, il rimbalzo agirà su 2. Quindi immaginiamo che anche un eventuale più 100% del prodotto, da 2 si va a 4. Quindi questo evento è quasi irreversibile nei prodotti. Ecco, chiariamolo che serve per salvaguardare il capitale, nel senso di non perdere più del capitale, però poi quando si verifica quell'evento, tecnicamente le probabilità di riuscire a tornare a dove si stava la mattina, sono probabilità molto basse. Questo solo per spiegare che comunque sai perché Claudia ci tengo a dirlo e credo che questo sia a beneficio della massima trasparenza. Perché poi capita che durante il Covid sul Plus 24, quindi sul Sole 24 Ore, arrivino domande di persone che dicono: ma come mai avevo investito sul prodotto a leva 7 e mi sono trovato azzerato a fine giornata o il giorno dopo? Ma semplicemente perché quel giorno, se ti ha fatto meno 15 e tu eri long, non ti devi meravigliare se tu sei a leva 7. Ecco, sembrano banalità. Però purtroppo a volte si sottovalutano i meccanismi e quindi diciamo che questo serve, però se si verifica da quel momento in poi il prodotto esiste, quota, ma non ci aspettiamo di tornare al punto di partenza anche se l'indice recupera quei 7-8 punti, perché il problema è che se tu sei a per 7, l'indice ha fatto meno 10, con un più 10 risale e torna quasi al punto di partenza, ma se tu sei a meno 70, con un più 70, ecco, certamente non torni dove stavi. Questo è il meccanismo dell'interesse composto. Adesso andiamo avanti. Scusami Sì, ancora. hai fatto benissimo appunto a puntualizzarlo perché la trigger value non deve essere appunto considerata come una barriera protettiva, una barriera diciamo che ti consente di limitare al massimo le perdite. Sicuramente consente appunto di evitare che il valore dell'indice a leva e quindi anche del certificato diventi negativo. Certo è, se dovesse succedere in un giorno che nello Stoxx 50 dovesse registrare una performance così tanto negativa, ok, il valore del certificato non, come dire, non diventa negativo, però comunque si abbassa di molto e quindi chiaramente recuperare anche successivamente le perdite è lunga e diciamo bisogna insomma appunto sapere che non è una barriera protettiva, però diciamo esiste per evitare diciamo perdite superiori rispetto al capitale investito, come appunto dicevi tu. Quindi questo qua appunto è un esempio di un trigger event fissato appunto nel caso di indici di certificati appunto long, nel caso invece di certificati short, chiaramente la trigger value è positiva, quindi nel caso in cui quel determinato mercato dovesse fare in un giorno dovesse registrare in un giorno una determinata percentuale, a quel punto, dal momento che siamo in una strategia short, si attiva appunto il trigger event se si va a toccare appunto o a superare quella determinata percentuale. Guarda, Pier, Ecco, vai. ci sono un paio di domande che ti devo dire. La prima è il trigger, quindi questa soglia è diversa per ogni certificato o è un valore comune a tutti?
Guarda, una domanda giustissima, adesso lo vediamo anche, diciamo, nei prodotti che effettivamente abbiamo quotato. Normalmente il trigger value è una percentuale e la percentuale dipende dalla leva del certificato. Quindi, per dire, nel nostro caso, quando si tratta di una leva 5, il trigger value è più 14 o meno 14, appunto, a seconda per cui si sta parlando del certificato a leva short long, e nei casi invece di certificati con leva 7, il trigger value è un po' più basso. Quindi adesso andiamo a vedere appunto degli esempi. Quindi sostanzialmente più alta è la leva, più il trigger value deve essere, tra virgolette, basso, appunto perché è un trigger value, il trigger value è su cosa? Sull'attività di riferimento, la cui performance giornaliera deve essere appunto poi moltiplicata per la leva. Quindi chiaramente più alta la leva, bene sia che il trigger value sia un po' più basso. Ok. Allora, cosa volevi farci vedere adesso invece la No, avevo gamma? capito, ci fosse anche un'altra domanda? No? Sì, ce n'è un'altra, ma te la faccio dopo. Prima vediamo la gamma perché l'altra è un pochino più generica e soprattutto non dipende da te, quindi te la giro solo perché io leggo sempre tutto e poi tu giterai eventualmente a chi di dovere. Ah, va bene, perfetto. Volevo giusto far vedere appunto la nuova gamma. Gamma, vediamo un attimo. Ok, quindi stai andando sul sito Esatto, direttamente. Ok. prodotti e quotazioni, appunto il sito dedicato ai prodotti di investimento di Intesa San Paolo, immagino che già lo conosciate, giusto un attimo di pazienza che qui non prende benissimo internet. Quindi passiamo direttamente dall'home page e da qui, ovviamente, a questo punto immagino che si arrivi nella sezione dedicata ai prodotti a leva fissa. Esatto, un attimo che nel frattempo, eccolo qua, esatto, infatti vediamo appunto il banner dei nuovi appunto certificati a leva fissa e cliccando si hanno tutte le caratteristiche appunto della nuova emissione. Quindi vi faccio vedere, diciamo, in maniera molto veloce appunto come è strutturata la pagina. Quindi qui c'è una breve descrizione del funzionamento del prodotto, come acquistare i certificati, infatti non l'ho detto, ma insomma sono negoziati appunto sul segmento Sedex di Borsa Italiana, quindi sul sistema multilaterale di negoziazione Sedex. E qui abbiamo appunto le caratteristiche principali della nuova emissione. Sostanzialmente per adesso abbiamo quotato 8 certificati a leva fissa su l'Eurostoxx 50, leva 5 e leva 7, positiva e negativa, sulle DAX, leva 7 positiva, e sul Banks leva 5 è positiva. Chiaramente appunto positiva e negativa. Chiaramente la gamma di prodotti appunto di Intesa San Paolo è in continua evoluzione, però appunto volevo già darvi un insight dei prodotti che appunto sono in quotazione veramente da pochissimo. Quindi in questa tabella viene mostrato appunto l'ISIN, che è il codice identificativo del prodotto, la currency. Questo è appunto il nome dell'indice a leva, quindi l'indice che appunto contiene all'interno la strategia di amplificazione di performance. Qui c'è la strategia long e short appunto del certificato, la leva, positiva o negativa, più 7, meno 7, più 5, meno 5, a seconda del certificato. E questa è l'attività di riferimento. Sostanzialmente nell'esempio di prima appunto era il future sull'Eurostoxx 50, e qui appunto ne abbiamo un po', come ho detto prima, appunto l'Eurostoxx 50, il Banks e il DAX. Ecco, Claudia, una cosa che stavo notando, che magari potrebbe essere utile ricordare, è che comunque si tratta di indici excess return, cioè vuol dire comunque, dato che in questo caso non ci sono diciamo, opzioni da acquistare né di protezione né di altro, comunque si ha la possibilità di replicare, quindi beneficiando anche dei dividendi al netto della tassazione. No? Questo un Sì, po' esatto. magari Grazie può mille essere. per. Sì, no, assolutamente, assolutamente, appunto. Quindi anche in caso di sacchi di dividendi, comunque colui che acquista il certificato di leva fissa ne ha la possibilità appunto di beneficiare. Non del Ok. dividendo, però il prezzo appunto dell'indice a leva, insomma, si adegua in base appunto allo stacco del dividendo. Quindi qui ho Benissimo. fatto. Allora, Vai, vai.
che ci sono, c'è una descrizione enorme, Intesa San Paolo, leva fissa su indice Sì. europeo benchmark with variable management fee. Questa cos'è questa Sì, management allora, fee variabile? guarda, il nome commerciale del prodotto è leva fissa certificates, però il nome legale è tutto questa bella scritta, sostanzialmente Intesa San Paolo leva fissa certificates, e fino a qui ci siamo, che appunto è il nome commerciale, sul sottostante che l'indice iStoxx 50 future leverage, che è appunto l'effetto leva long set, e poi Euroxx Return, e poi dopo tra parentesi c'è il nome legale del prodotto, un benchmark certificate, perché appunto, come dicevo prima, non è altro che un certificato Delta 1 che va a replicare appunto come un benchmark l'andamento di un sottostante che nel nostro caso è l'indice a leva al lordo di coste, e in questo caso il costo è la variable management fee. Quindi cos'è la variable management fee? Non è altro che un costo, diciamo appunto una commissione che viene posta a carico dell'investitore, che viene appunto, diciamo, fa il suo effetto se il prodotto viene detenuto in portafoglio per un periodo superiore alla singola giornata di negoziazione, che è l'altro motivo, a parte appunto quello detto prima del compounding effect, per cui questi certificati, appunto i leva fissa certificates, sono destinati appunto per chi vuole fare trading intraday. Quindi, per chi appunto non vuole detenere il certificato all'interno del portafoglio per sedute superiori alla singola giornata, perché appunto l'incidenza di questa fee va ad incidere appunto in maniera proporzionale rispetto ai giorni di detenzione del portafoglio. Comunque sostanzialmente va a coprire anche i costi diciamo, alcuni costi che Intesa San Paolo ovviamente ha per la gestione sia dell'indice a leva che per, diciamo, le posizioni proprio sul future. Quindi proprio, diciamo, sono dei costi che sono inevitabili, perché appunto l'impresa stessa deve in qualche Comunque, modo poi remunerare il intanto Tex andando provider. a consultare la documentazione si potrà poi leggere tutto, e lì vedo che c'è tra l'altro scritto annual management fee percentuale Esatto. 4,2, quindi è tutto esplicitato, è tutto molto quella è una Guarda, cosa. giusto per far vedere bene, poi veramente manca pochissimo e vi lascio la parola, non è altro che questo qui, la WMF contiene. Non è altro che un ratio, ok? Quindi un numero inferiore a 1 che deve essere moltiplicato per l'ammontare di rimborso del certificato. Quindi questo qui, questo ratio, di giorno in giorno va a ridursi di un pezzettino molto piccolo, appunto pari a un 365esimo appunto della somma di queste due componenti, che sono l'annual management fee e la variable management fee, e quindi l'impatto appunto di questo costo, diciamo, è più incidente se il certificato viene detenuto per più tempo. Quindi Quindi la sostanzialmente somma questi deve certificati essere la somma. esatto, è la somma di due. Va Esatto, è bene. la somma di 2 diviso 865. Per 365. Allora, diciamo ancora una volta, e qui credo che, ripeto, vada dato merito, oltre che aver spiegato benissimo, a più volte Claudia ha chiarito che il prodotto nasce per trading intraday, pertanto la mattina si individua un livello sul sottostante, si decide di andare long o short. Lo si fa finora con qualsiasi strumento voi abbiate utilizzato finora. Da domani esiste l'opportunità di utilizzare anche il prodotto a leva fissa di Intesa San Paolo, che va a moltiplicare per 5 o per 7 le performance positive o negative, a seconda che voi vogliate andare long o short. Quando arrivate a fine giornata, mio ovviamente consiglio spassionato, chiaro che se poi pensate che la chiusura sia stata solo leggermente più basso o più alto rispetto a quello che immaginavate e volete chiuderlo la mattina dopo, succede nulla. Però non partite dal presupposto che apro la mattina, vado long, poi durante la giornata esce il dato macroeconomico, il mercato scende, mi vanno a meno 2, dico vabbè, tanto lo recupereranno, e ve la tenete in portafoglio con il rischio che poi magari la lasciate lì per 20 giorni, un mese, finché non recuperano il livello di partenza. Ecco, quello è l'approccio sbagliato nei confronti dei prodotti a leva fissa, perché a quel punto c'è il rischio che poi il mercato vada ulteriormente giù e dopo, con la volatilità, si rischia di fare cassetto con un prodotto che non nasce da cassetto. Quindi ecco, questo
A mio avviso, l'approccio più corretto per uno strumento che nasce per una specifica esigenza. E tra l'altro, nel corso di questi anni hanno avuto volumi straordinari nell'intraday, continuano ad essere i prodotti più scambiati nell'intraday. Quindi utilizziamoli per quello che sono fatti. E qui c'è poi la serietà dietro e il nome di Intesa San Paolo. Pertanto, su questo credo che possiamo essere assolutamente tranquilli. Allora, un paio di domande e poi dobbiamo andare da Giovanni perché altrimenti andiamo lunghi. La prima te la dovevo girare e come ti ho detto prima, Claudia, non riguardava essenzialmente te in prima persona, ma giustamente dicono, se comunque sono pensati per il trading intraday, io che sono cliente Intesa San Paolo, è stata pensata una formula magari per far sì che le commissioni di negoziazione possano essere più, diciamo, agevolate se uno va a compravendi. Quindi questa te la giro, a volte si fanno degli accordi interni, no? Con gli intermediari, con i broker, potrebbe essere effettivamente un'idea. Perché se uno vuole comprare e vendere 5-10 volte nella giornata, magari la commissione può incidere, quindi te la giro così com'è. Poi, questi prodotti che prezzo di emissione hanno? Ci chiede Francesco. Lo leggiamo qui, 30 euro, ma Esatto. perché va a replicare il future secondo quel multiplo, quel ratio, no? Esatto, quindi sostanzialmente il prezzo di emissione del certificato è di 30 euro e da qui poi ovviamente quando qualcuno vorrà investire sui LEVA Fissa Certificates dovrà andare a vedere il prezzo di mercato, il prezzo lettera appunto in quel momento. In questo caso il prezzo lettera è di 24,98. Considerate che diciamo, dal prezzo di emissione fino alla data di quotazione è passato qualche giorno. In quei giorni il sottostante, che è appunto il future sull'Eurostoxx 50, si è mosso quindi con un effetto a leva tramite appunto l'indice a leva e quindi chiaramente non, diciamo, il prezzo non è rimasto stabile in questi 5-6 giorni, però appunto è leggermente diminuito. In questo caso a un prezzo indicativamente pari a 24,98 euro. Ricordiamoci comunque, in questo caso appunto sono prezzi di tardati di 20 minuti. In realtà appunto il mercato è chiuso, quindi questo qua diciamo, è il prezzo del Comunque, certificato. quello che credo che tu abbia voluto dire, non guardate al prezzo di emissione pensando di Esatto. comprare sopra o sotto la pari, perché è come comprare l'indice, no? Alla fine non c'è un sopra e sotto rispetto a ieri, sì, ma non per questo uno lo compra meglio di quando è stato emesso. Ultima Esatto. domanda, poi per forza devo passare da Giovanni. E puoi darci il trigger value dei prodotti a leva 7? Quindi. Allora, vediamo, sì, certo, dei prodotti leva 7 sono appunto indicati nella brochure, scusate, nel documento contenente le informazioni chiare, adesso l'apro subito. Volevo farvi vedere dopo al volo anche la brochure che va, diciamo, a spiegare più nel dettaglio il funzionamento delle leva Fissa Certificates. Quindi ve l'apro giusto per farvela vedere, ma purtroppo adesso non c'è tempo, quindi sostanzialmente c'è una descrizione più dettagliata con degli esempi più concreti appunto dei certificati. Quindi scusami, torniamo al trigger value. Si può sicuramente trovare all'interno dei final terms, però in questo caso insomma il documento contenente le informazioni chiave è un documento molto, come dire, alla mano, molto piccolo, quindi è molto più semplice da guardare, quindi consiglio sempre insomma di avere alla mano il KID. Quindi Quindi vedi un meno attimo questa. 11%, quello che leggo qui. Insomma, Esatto, meno bravissimo, meno 11%. 11%. Quindi vuol dire che se fa meno 11%, che corrisponderebbe a un 77%, a quel punto si riparte. E questo però devo dire che è un po' più basso rispetto a magari a quelli che si vedono sul mercato, ma in realtà salva un po' di più. E quindi, perché comunque vuol dire che non arriva proprio Certo. all'azzeramento, no? Si crea una condizione per la quale effettivamente al 77% si riparte da un teorico 23%. Adesso la semplifico, ma comunque più o meno dovrebbe essere così. Va Sì, bene, esatto. allora io. Giusto per specificare, scusami, meno 11% perché appunto si tratta di un Sì, certificato long, certo. nel caso di certificati short 11%, invece per quanto riguarda sempre certificati Intesa San Paolo, leve 5. Il trigger value sono appunto 14%, quindi un po' più, diciamo, elevato appunto perché la leva è minore e quindi appunto 5 per è meglio appunto. 14, 60 Esatto. e fa 70, E quindi come la lì. esatto, anche lì positivo e negativo in base appunto al certificato.
Benissimo. Allora, caro Giovanni, arrivo da te. Scusa se ti abbiamo fatto attendere un po', però effettivamente anche nel raccontare i prodotti e nel rispondere alle persone è giusto che stanno chiedendo, è giusto anche, anzi, tra l'altro c'è ancora una domanda. Il costo è di 30 euro su 100 o su 1000? No, Maurizio, è 30 euro. Cioè non lo pensare come i prodotti di investimento, i cash collect che partono a 100 e stanno a 30, vuol dire che hanno perso il 70. Non lo pensare così, è 30 euro che replica l'andamento del contratto future, perché starà a 3.000 euro, faccio un esempio, questo lo compri a 30 perché chiaramente hai la leva, hai un multiplo, però non lo pensare rispetto al nominale, non c'è un nominale. Tu spendi 30 euro, ovviamente poi per capire che cosa stai replicando devi andare a fare il rapporto, quindi non so se tu compri. Ne compri uno, hai speso 30 euro e si muoverà di conseguenza. Quindi se a fine giornata l'indice ha fatto più 2 e tu sei a leva 7, più 14, avrai guadagnato il 14% su 30 euro. Lo devi pensare così. Allora, Giovanni, nel passarti la parola e quindi nel chiederti di farci un quadro dei sottostanti su cui possiamo investire, devo purtroppo ancora dare una risposta a chi aveva chiesto le differenze tra turbo e leva, cioè tra leva dinamica e leva fissa. Mi perdonerà se la sintetizzo al massimo, però nei leva fissa, se abbiamo visto, c'è un rate strike giornaliero, quindi tutti i giorni per fare in modo che la leva rimanga fissa sempre a 5 o a 7, quelli a leva dinamica invece, proprio perché la leva si muove, è dinamica, non fanno il rate strike giornaliero. Nelle conseguenze entrambi sono a leva, entrambi non possono far perdere più il capitale investito, però proprio perché sono diversi, uno si presta più per il trading intraday e l'altro più per un trading multiday. E sono ovviamente quelli a leva variabile più per il trading multiday. Poi ovviamente no, Michele se vorrà potrà approfondire ulteriormente. Giovanni, eccoci da te. Allora, abbiamo comunque qualche minuto perché abbiamo iniziato più tardi. Un quadro tecnico del DAX, Eurostoxx e Banks, più che altro per capire ad oggi, adesso è chiuso, lunedì mattina, quando si riparte, che facciamo? Bella domanda. Diciamo, proviamo a interpretare anche un po' i movimenti. Adesso ho preso gli indici e vedete il monitor, insomma, ovviamente l'apertura di lunedì sarà inevitabilmente influenzata anche da come l'America andrà a chiudere. Insomma, nel mentre che parlavamo in questa ultima ora, insomma, di view di contrattazione da parte nostra, abbiamo visto il Nasdaq andare a risfiorare, insomma, i massimi delle ultime del post apertura, ecco, diciamo così, per poi tornare violentemente, insomma, a 50 punti dai minimi intraday. Quindi tutti gli indici americani stanno scambiando nell'intorno dei loro minimi. Insomma, l'avevi fatto vedere tu in apertura, ma la dinamica e il trend, insomma, rimane particolarmente negativo sui titoli grow rispetto ai titoli value. Insomma, abbiamo un Nasdaq che scambia a meno 1,8 contro meno 1,2 circa del Dow Jones e anche dell'S&P 500. Ora, questi ultimi minuti, insomma, avevamo pensato un po' così per andare a vedere un po' di operatività sui tre indici coperti da leva fissa da parte di Intesa Sanpaolo. Partirei dal DAX, se non altro perché è l'indice che presenta un quadro tecnico leggermente un po' peggiore rispetto agli altri, che evidenzia inevitabilmente anche un'impostazione short di breve termine. Insomma, mentre gli altri indici più o meno stazionano ancora a una minima distanza dai supporti di brevissimo termine, abbiamo visto che il DAX in questo caso, ve lo faccio rivedere in realtà un po' più da vicino, in realtà il quadro è un po' più, segna un po' un indebolimento evidente. Insomma, quest'area dei 15.270 punti circa è stata in realtà violata sia in questa occasione, ma insomma non ci si era mai spinti con una chiusura del corpo della candela al di sotto di questo livello e ci siamo tendenzialmente arrivati. E quindi di conseguenza, insomma, su questo indice in particolare vedrei prevalentemente come direzionalità una direzionalità al ribasso e come
approdo naturale, insomma, ci sarebbe quest'area dei 15.000 punti. Quindi, a dire il vero, ci sono perlomeno circa 200 punti indice da poter mettere a target. E come sempre faccio riferimento quando parliamo di operatività, insomma, un minimo di trade-off rischio-rendimento dovrebbe sempre essere, come dire, a nostro favore. Come detto, un target sarebbe di 200 punti, mentre come dire, il capitale in termini di punti indice messo a rischio sarebbe non più di 70 punti, considerando che, insomma, questa operazione dovrebbe essere chiusa qualora l'indice dovesse effettivamente riprendere questo livello di 15.270 punti. Ricordiamoci sempre che la nostra operatività dovrebbe, come ha ricordato Pierpaolo, sempre concludersi all'interno della giornata per evitare, insomma, di scostamenti vari per posizioni, insomma, per linearità, sempre considerando la leva sull'indice stesso. Però, insomma, secondo me, sul DAX guarderei molto più da vicino i leva fissa con direzionalità short. Cambiando sottostante, andiamo sull'Eurostoxx 50. Un istante Giovanni, naturalmente ricordiamo che lunedì mattina poi bisognerà verificare dove si apre, perché un'eventuale ripartenza con la candela interamente al di sopra della trend line potrebbe magari far pensare magari ad una falsa rottura, quindi anche nello short attendiamo eventualmente la conferma lunedì, se dovesse essere, poi a quel punto ci potrebbe essere questo spazio di almeno 150 200 punti verso il basso. Perché? Perché chiaramente lo hai disegnato su base intraday. Chiaramente a quel punto, se lo short dovesse pagare, pensando a quel discorso che facevamo prima della direzionalità e quindi del compounding effect che potrebbe agire positivamente, se invece poi dovesse accelerare verso il basso, uno potrebbe anche pensare di tenerla. Ecco, quindi molto dipende un po' da come effettivamente il mercato si imposta a partire da lunedì mattina. Assolutamente, ovviamente questa tua giustissima insomma, specifica vale ovviamente anche insomma, per gli altri sottostanti. Ora, spostandoci invece sull'Eurostoxx 50, qui vediamo sempre il cash, ma anche il future. Non ci discostiamo un po' da questi livelli. Diciamo che andando a ridisegnare questi minimi precedenti, insomma, come vedete, rispetto al DAX, invece, l'Eurostoxx 50 ancora stazioniamo nell'intorno di quest'area di supporto. Questo non significa che, come dire, questo anche per chiarire, insomma, stiamo parlando sempre di mercato europeo, difficilmente vedremo il DAX accelerare al ribasso e l'Eurostoxx girare in positivo, anche se questo effettivamente può avvenire. Insomma, il DAX, aprendo e chiudendo parentesi abbastanza velocemente, ha avuto un po' di divergenze di andamento rispetto agli altri indici europei. Però, insomma, se dovessi scegliere tra i due, considerando, ecco, questo supporto, questo minimo precedente andiamola a vedere, del 10 febbraio ancora non violato, come debolezza, ecco, sottolineiamo ancora una volta, magari tra i due preferirei il DAX. Diversamente, qualora, insomma, ci fosse eventualmente un recupero anche dei prezzi degli listini americani, quindi una nuova spinta, magari un po' più di positività nella giornata di lunedì, Asia e Cina permettendo, per sfruttare invece questa candela come dire, una sorta di pullback, anche qui una strategia rialzista invece ha un input diverso, quindi qui sarebbe un ingresso eventualmente long, ma sicuramente da chiudere qualora ci dovessimo affacciare al di sotto di area. Ah, perché mi ha preso il livello del VSTOXX sotto area 4.170 punti. Quindi comunque Eurostoxx che ha
sicuramente una dose di forza relativa più alta rispetto al DAX. Questo è un Questo po' il credo quadro, quasi, sotto, ricordiamo che abbiamo messo questo anche. Sì. sì, scusami, credo che sia dovuto al fatto che comunque nello Eurostoxx c'è una maggiore componente bancaria Di e meccanismo, assolutamente. viceversa nel DAX è un po' più allineato al Nasdaq, se vogliamo immaginare un parallelo sul mercato americano. Ecco, volevi far vedere qualcosa, così poi ti ho dato l'assist per il bancario. Esattamente, sì, no, volevo far vedere sotto comunque la volatilità che insomma è una misura che ci aiuta anche a comprendere lo stato di nervosismo del mercato e insomma se apprezzate e questo è un elemento che insomma va comunque chiarito, mercato giù, volatilità su, insomma tutti i picchi abbiamo avuto sostanzialmente solo pullback, ma sono entrambi sempre coincisi, no? Entrambi sempre coincisi con volatilità che si posizionava su. Quindi è bello avere sempre un confronto tra equity e volatilità, perché inevitabilmente, insomma, anche un candele che comunque possono lateralizzare intorno a questo livello, ma con una volatilità che tende ad aumentare, insomma, la forza di livelli supportivi tende un po' a diminuire con un contesto di aumento della volatilità. Quindi un'altra dinamica che sicuramente, un'altra variabile che sicuramente è da tenere in considerazione. Chiudiamo con il bancario, ecco, scaletta DAX, Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, non a caso, però sono andati per forza relativa dalla più bassa alla più alta. Insomma, ho messo anche per questo la performance dai minimi di ottobre, inizio ottobre, metà ottobre, minimo massimo, insomma, abbiamo fatto più del 50% di performance, sostanzialmente quasi un'inclinazione di questa retta abbastanza importante. Se andiamo a zoomare nell'ultimo periodo, quindi sempre in ottica di sfruttare questi movimenti per un trading di breve termine, forse ho zoomato anche troppo, comunque insomma dovreste, eccoci qua, apprezzare come forse più degli altri questo movimento potrebbe, a mio avviso, essere letto come un mero pullback. Oggettivamente, rispetto agli altri, non vedo un granché di direzionalità di questo sottostante. Ci stiamo appoggiando anche qui sui primi livelli di supporto a disposizione, ma ve lo avevo anche anticipato all'inizio. Insomma, se prendiamo qualsiasi sottostante e in particolare indici di mercato, tutti stanno avendo la stessa conformazione, però come vedete siamo dei tre, è quello più distante dalle prime aree di supporto. Insomma, qui oggettivamente, se mi posso permettere, rimarrei un po' più guardingo rispetto ai due, proprio perché insomma è un movimento, a mio avviso, che ancora tendenzialmente si legge male. Ma come dire, l'indice ha una forza relativa sicuramente migliore rispetto agli altri, quindi qualora ci si dovesse effettivamente, si avesse la necessità e diciamo anche la voglia di provare un nuovo long sui mercati da chiudere sempre all'interno della giornata, forse tra i tre questo è l'indice che ha maggiore forza relativa. Diversamente, in un mercato che decidesse di girare al ribasso in maniera un po' più violenta e un aumento di volatilità più corposo, forse, ecco, un'altra chiave di lettura, attenzione che le prese di beneficio forse potrebbero concentrarsi maggiormente qui, proprio in relazione al forte movimento rialzista che abbiamo, che insomma l'Eurostoxx Banks ha registrato nel corso dell'ultimo anno. Ecco, Giovanni, io direi che su questo indice in particolare io vedo un'indicazione grafica abbastanza chiara e quindi sono un po' più, riesco a vederla forse un po' più chiara, nel senso che ci sono due elementi. Il primo è che quello che sta disegnando in questo momento, se la vediamo esattamente in questa grafica e con questa scala, sembra proprio una bella bandierina sui massimi, che vuol dire una figura di continuazione del trend, e quindi ad un'eventuale poi accelerazione ci sarebbe il trend di continuazione. Ma soprattutto, se ce lo fai vedere sulla scala più ampia riferita magari al 2018,
o anche indietro, andiamo a vedere come questo sia un doppio massimo per l'indice bancario, nel senso, ecco, se andiamo più indietro possiamo vedere effettivamente come l'area attuale, ecco, è il doppio massimo con i livelli del, siamo andati molto indietro, ecco qua, praticamente con i primi del 2022, prima dell'Ucraina. Quindi, se si supera quell'area lì, dopo c'è spazio ancora per questo indice. Quindi, vedi, perfettamente, quindi da un punto di vista grafico abbiamo un'area di potenziale doppio massimo con una figura di continuazione sui massimi, quindi o qui prendono profitto e cominciano a scendere, o se no accelerano e il Banks fa ancora strada, e lì si può sfruttare a questo punto il prodotto a leva fissa long, come abbiamo detto. Va bene, grazie Giovanni del tuo contributo. Direi che a questo punto siamo arrivati in conclusione, siamo andati ben oltre per questo primo appuntamento. Cara Claudia, siamo riusciti, insomma, a raccontare, a mio avviso, un po' tutto quello che riguarda questo mondo dei certificati a leva fissa, nel funzionamento, nella disponibilità. Abbiamo analizzato un po' tutti, ti lascio concludere. Certo, volevo sicuramente ringraziare tutti quanti che questo venerdì stanno facendo aperitivo mentre guardano appunto il nostro webinar, e soprattutto voglio ringraziare te, Pierpaolo e Giovanni, che insomma mi avete supportato alla grande in questo, diciamo, in questo evento. Quindi veramente grazie mille per la vostra professionalità. Ma grazie a te Claudia per aver partecipato e soprattutto per aver dato il via a questo nuovo ciclo di webinar con Intesa San Paolo, che voglio ricordare a beneficio di chi ci stia seguendo sia in diretta sia appunto in differita, che oggi è stato dedicato interamente ai prodotti a leva fissa, ma non abbiamo dimenticato che Intesa propone tanti prodotti investimento. Quindi chi ad esempio nel corso del webinar mi ha scritto: ma possiamo vedere qualcosa su ENI, qualche certificato? Oggi non siamo riusciti, come avete visto, siamo andati lunghissimi, ma il prossimo appuntamento certamente daremo spazio nuovamente alla gamma di prodotti di investimento di Intesa San Paolo, tra bonus cap, premium, cash collect, prodotti di investimento a capitale protetto, insomma, e chi più ne ha. Assolutamente. Quindi naturalmente daremo spazio anche all'altro segmento. Benissimo, grazie Claudia, naturalmente appuntamento al prossimo webinar, ma per chi volesse contattarvi, naturalmente ricordiamoci che siete a disposizione. Ecco, come possono contattarvi, Claudia, su questo tema? Può essere interessante, insomma, magari ricordare i contatti. Certo, assolutamente, attraverso il numero verde 800 303 303 e attraverso il nostro contatto email, a cui appunto diciamo supervisioniamo sempre noi sales, che è imi.infomercati@intesasanpaolo.com. Benissimo, e naturalmente poi vi rimandiamo al sito prodottiequotazioni.com per tutte le altre informazioni. Grazie Claudia, Giovanni, è stato un piacere. Ci rivediamo naturalmente con te lunedì per la ripartenza della settimana e vedere se effettivamente questi segnali che abbiamo individuato sui grafici ci daranno un'indicazione per poter aprire una posizione. Quindi grazie a tutti voi che avete partecipato, appuntamento al prossimo webinar e buona serata a tutti. Grazie a tutti, ciao! A tutti. Ciao.